Ancora Ferreira Pinto. Si è chiuso bene il Milan. Tissone chiede lo scambio a Ferreira Pinto, che preferisce aspettare, poi toccare per Tissone. Buona idea, attenzione. Tissone mette dentro, pallone buono, Doni! Grande occasione per l'Atalanta. La prima occasione dell'Atalanta, non è un caso, perché dicevo la squadra di Via. Avanza Kakà, attenzione, Tissone non gli sta dietro, riesce a toccare Kakà per Pato, prova a inventare lui la velocità di Pato fino in fondo, Pato la chiusura in due, calcio d'angolo con il Milan per Pato, intanto cross Calazze, pallone lì, sarà ancora calcio d'angolo per il Milan. C'è stata una carabola davvero strana, fortunosa per il Milan, perché la palla è rimbalzata addosso Rivalta ed è andata a finire, vedi, sì, quasi sul ginocchio, è passata a un centimetro da un attaccante del Milan e ha sfiorato il palo. Quindicesimo, sempre 0-0, ancora un cross, pallone dentro, Coppola non ci arriva, Seedorf col destro, il pallone che esce, sarà ancora calcio d'angolo, ci ha provato Clarence Seedorf, il tiro al volo, Seedorf che pensate, il suo primo gol italiano, il suo primo gol nel nostro campionato, dobbiamo andare indietro nel tempo, parliamo del 1995, lo realizzò qui a Bergamo con la maglia della Sampdoria contro l'Atalanta. Si è coordinato benissimo Seedorf, non era facile perché la palla usciva anche velocemente sulla respinta della difesa e aveva centrato la porta, mi sembra di poter dire, è stato bravo Ferreira Pinto a salvare. Terzo corner consecutivo per il Milan, dalla bandierina va proprio Seedorf a saltare, pronto Nesta, parte il cross di Seedorf, pallone allontanato da Carrozzieri, Gattuso con il piatto, rete, la deviazione ed è il gol dell'1-0, il Milan in vantaggio, è andato Gattuso con il piatto, non so se è stato Gilardino alla fine a toccare, ma di fatto il Milan è in vantaggio al 16esimo. A me sembra che sia stato un difensore dell'Atalanta nel tentativo di intervenire, di sbrogliare la situazione, a deviare in maniera decisiva il pallone nell'angolino alla sinistra di Coppola. C'è da dire che l'Atalanta era molto schiacciata anche su questo calcio d'angolo a protezione del portiere. Qui c'è la respinta, poi il tiro di Gattuso. Forse può calciare. Doni, è Doni che tocca. Abbastanza visto. Molto probabilmente proverà un traversone, uno spiovente centrale. Parte Pirlo direttamente in porta, Coppola ha lasciato sfilare, si ripartirà dal rinvio del portiere dell'Atalanta. Primo intervento anche stima con Giulio Cesare, il 6 febbraio a Dublino, amichevole contro l'Irlanda. L'obiettivo è far giocare a Pato le Olimpiadi di Pechino. Seedorf, Kakà, si propone Favalli sulla sinistra, parte il cross di Kakà, c'è Gilardino pronto, il colpo di testa. Pallone che termina largo rispetto ai pali di Coppola, bravo però Gilardino qui a far... Pirlo, lancio in profondità, Pato, il suo scatto, attenzione a Pato, Coppola ha bruciato sullo scatto Pellegrino, che forse non si aspettava che Pato arrivasse fin lì, e invece ci è arrivato, Coppola, bravo, attento. Veramente terrificante, perché bello il lancio di Pirlo, però lui è riuscito a girare intorno praticamente all'avversario, poi ha recuperato il pallone prima che uscisse, Coppola gli ha chiuso lo specchio. Per Seedorf, Kakà, il suo controllo, ancora Pato, di nuovo Kakà. Ancora Pato prova a sfondare su quella corsia, tenta il dribbling, è bravo a coprire Pellegrino, Pato ancora, mette dentro Kakà, Seedorf, suo colpo di testa, pallone che termina alto. E arrivava da dietro. In verticale, velo di Kakà, attenzione, Gilardino, ancora Kakà, limite, Kakà allarga, Seedorf, possibilità, Seedorf, tocco morbido, sbaglia il passaggio Seedorf. Splendida. Che non sembra mai andare in difficoltà in questo primo tempo, Kalac finora praticamente inoperoso, sbaglia Carrozzieri, attenzione Pato, sbaglia anche Pato, sì, due giocatori con le mani nei capelli, Carrozzieri perché voleva appoggiare di testa al portiere, sono retropassaggi sempre molto difficili questi, vediamo spesso i difensori sbagliare quando vogliono dosare il retropassaggio di testa al portiere, qui addirittura la prende con la spalla, da questa immagine si vede bene. E Pato se la ritrova sul destro, tenta un tiro a giro sul palo lontano. Ovviamente giocano in tre davanti, Kakà, Pato, poi ovviamente Gilardino, Ronaldo, insomma Ancelotti dovrà in qualche modo girare nel corso delle tante partite del Milan. Intanto Doni prova questo tiro senza grosse pretese, Kalac non ha nessun problema, dicevo, parte il cross di Tissone, tutti a saltare, Guarente colpisce, ma il pallone è largo. È la situazione, Doni non ha visto l'Angella che era scattato bene, Doni avanza però, c'è Floccari al centro, Doni prova a saltare Gattuso, gli tocca per Floccari che ha tagliato bene, Calazze però resta su di lui e recupera molto bene questo pallone, toccandolo a Seedorf, buona la pressione di Tissone, Tissone se ne va, attenzione, era di rigore, chiuso bene però, Ferreira Pinto,
parte il cross, pallone dentro, Guarente di testa, prolunga, Langella può calciare col sinistro, invece finta, poi col destro, Langella, il pareggio dell'Atalanta, ed è un gran gol di Langella. È stato bravissimo perché con la finta di calciare di sinistro ha mandato fuori tempo due avversari e ha potuto, spostandosi il pallone sul destro, mirare e trafiggere Kalac sul primo palo, però l'azione è nata da una palla recuperata dall'Atalanta che è riuscita per la prima volta forse a velocizzare e a cambiare fronte offensivo. Langella aveva spazio, poi ripeto è stato bravissimo a mandare fuori tempo con la finta di sinistro due avversari, non uno, e ha fatto gol di collo destro sul primo palo. Credo che Kalac non potesse assolutamente farci niente. Gran bel gol di Langella, perché Pavalli sulla sinistra, Nesta, Pirlo, tutta sotto palla come si dice in gergo, l'Atalanta in attesa di recuperare per ripartire. Ci ha provato Doni in questo caso, ha recuperato bene il Milan con Pirlo, lì vicino Bonera, Pirlo con calma, il tocco per Gattuso, Kakà, Seedorf, si allarga a sinistra Favalli, Seedorf ancora per vie centrali, prova a caricare il destro, colpisce male di Favalli. Intervento di Seedorf probabilmente falloso su Rivalta, ha lasciato giocare l'arbitro. Langella, rimpallo di Gattuso che favorisce Bellini, ancora Langella, l'autore del gol del pareggio, prova a liberarsi, viene chiuso però addirittura da Gilardino, è bravo Langella a passare dietro, parte il cross, Doni non arriva e c'è la deviazione, si ripartirà con il suo controllo, tocca ancora per Favalli, Ferreira pinto di fronte a lui, lancio lungo, di testa va Rivalta, poi Gilardino, Seedorf, Kakà, gli gira intorno Favalli, ora Gattuso, si propone Pato al centro, Gattuso tocca per Bonera, preso in controtempo, Langella ne approfitta, occhio alla sua velocità, parte Langella, Nesta non gli sta dietro, attenzione, Inzaghi al centro, Langella, tocco morbido, il suo pallonetto, ha provato un grande gol. Voleva crossare, ha preso male il pallone che è uscito rischiando quasi di scavalcare Kalac e fare veramente un grande gol, però questo è un giocatore che se viene lanciato negli spazi giustifica anche il fatto che abbiamo detto il primo tempo Bonera è timoroso, no? Non si propone, attenzione. Ente, in profondità, Inzaghi, posizione regolare, può controllare, Nesta, Inzaghi, sono stati compagni con la maglia della Lazio, il tocco è fuori per Tissone, Ferreira pinto, c'è Favalli su di lui, ancora Tissone, Guarente, tocco morbido di Guarente, dentro per Inzaghi, fuori gioco. Intelligente la giocata di Guarente, ha fintato, ha fatto credere a tutti che nulla di grave per Doni, senza che insomma sarebbe troppo importante per l'Atalanta. Doni che ha già saltato tre gare per squalifica in questo campionato. Seedorf, Gattuso, attenzione, al centro si propone Lonaldo, il cross da parte di Gattuso, buona l'uscita sicura di Coppola. Sì, bravo Coppola, l'idea di Gattuso era giocare il pallone alle spalle dei difensori centrali dell'Atalanta. D'altra parte, lo dicevo anche nel primo tempo, con la difesa così alta è una giocata che può aver successo, però bravo Coppola, anche perché il pallone era leggermente preso troppo sotto, un po' troppo lento. Inzaghi, buca l'intervento Calazzi, attenzione Inzaghi, il tocco lì, Tissone, 2-1, Atalanta in vantaggio al 23esimo, Tissone ha sfruttato un'assistenza meravigliosa da parte di Inzaghi che ha lasciato correre il pallone, ha mandato a vuoto l'intervento di Nesta, si è presentato solo davanti a Kalac che aveva chiuso lo spazio della conclusione all'attaccante, lui con grande altruismo ha aspettato l'arrivo di Tissone e l'ha messo nelle condizioni di concludere a porta vuota. Bravo Tissone per il gol, qui si vede bene l'intervento di Kalac, scusami, non di Nesta, mandato fuori tempo dal movimento di Inzaghi. Bravissimo Simone Inzaghi, grande altruismo, poteva calciare e voglia di gol ne ha sicuramente, invece ha aspettato e ha toccato bene per Tissone con la porta vuota. A quel punto Tissone con il piatto allargato e ha messo alle spalle di Kalac, 2-1 per l'Atalanta, quarto gol. Ronaldo prova ad avanzare, cerca centralmente Kakà, buon lavoro in copertura di Carrozzieri, lancio lungo, Floccari prova ad agganciare di tacco, non è molto facile, riesce comunque a tenere lì il pallone, Oddo su di lui, buon lavoro di Floccari, scivola Gattuso, pallone nello spazio, Inzaghi, Kalac, buona questa inizio, Carrozzieri col destro, pallone che esce, c'era Kalac, due gol con la maglia dell'Atalanta per Moris Carrozzieri, entrambi a Bergamo, entrambi in questo stadio, uno al Siena, l'altro al Parma. Bellini,
Guarente, tocco all'indietro, attenzione, Ronaldo può approfittarne. Ronaldo fino in fondo, Coppola a salvare il risultato. Leggerezza di Guarente, la difesa non se l'aspettava. Ronaldo invece non si è lasciato scappare l'occasione. Non era facile segnare perché... È vero. Ronaldo viene fermato dall'ottimo lavoro da parte di Tissone. Poi Ferreira Pinto può andare. Il tocco per De Ascentis. Avanza l'ex di turno da luglio 99 a settembre 2000 a vestire la maglia del Milan. 26 partite senza gol. Floccari si gira bene. Attenzione, Inzaghi lì vicino. Ancora Floccari. Prova lui con il destro. E Nesta a ribattere. Occhio però, Tissone. Ancora Tissone. Traversa. Floccari fuori gioco. Ha messo dentro, ma era in fuori gioco Floccari. Però sembrano più reattivi i giocatori dell'Atalanta, sì, in questa fase. Floccari ha trovato questa posizione, leggermente spostato sull'esterno. Il fuorigioco c'è. Sì. Però il tiro di Tissone a cala sbattuta, ha preso la traversa, veramente si è coordinato benissimo. Ha ragione chi dice, come il Lidl, che bisogna sempre portare palla. Altrimenti ha ragione Del Neri o ha ragione Zema, insomma, perché l'Atalanta di oggi ha portato meno palla, ma quanto è stata pericolosa soprattutto nella ripresa. Attenzione, Ferreira Pinto, dentro Floccari, fuori gioco. Fuori gioco di rientro secondo il guardalinea. Sì, comunque con questo cambio Del Neri ha riproposto il 4-4-2 iniziale, Padoina è un esterno e Guarente è andato a fare il centrale con De Ascentis. Gurkuf invece nel Milan, più colpi ovviamente, le prova tutte Ancelotti, attenzione però, destro, Coppola, grande giocata di Kakà. Kakà bravissimo perché ha tirato sul primo palo, spesso questo tiro prende in contropiede il portiere che segue il movimento dell'attaccante e si aspetta quasi il tiro dall'altra parte. Da, guarda, da qui si vede bene, infatti Coppola deve fare veramente una gran parata, manda via la gamba e... Si libera di Seedorf, buon lavoro di Guarente, zona tiro, carica il destro, troppo debole, nessun problema per Kalac. Riparte subito, è la portiere del Milan. Di recupero, tutto il Milan praticamente in area di rigore. Pirlo fuori, Otto, prova il destro. Lui è dotato di un buon tiro, ma non è che termina alto sulla traversa. Fatto anche abbastanza. Gattuso nel primo tempo con deviazione di Doni, prima l'Angella, fine primo tempo, poi nella ripresa il gol di Tissone. Occhio a Otto, parte il cross, Kakà prova ad agganciare, Ronaldo deve girarsi, tocca fuori, Seedorf, Coppola, calcio d'angolo, ultimi assalti del Milan in questo finale. Grande parata di Coppola che comunque anche lui è stato decisivo in questa partita, perché il primo, all'inizio del secondo tempo su Ronaldo, ma soprattutto adesso su Seedorf, veramente ha fatto un intervento decisivo. A difendere l'Atalanta, parte il cross di Otto, tutti a saltare, mette fuori Carrozzieri. Non arriva ancora il fischio di Dondarini. La rimessa laterale, Milan ancora in zona d'attacco, 30 secondi alla fine del recupero. Seedorf, la pressione di Floccari, Seedorf va in difficoltà, è costretto allora a chiamare in causa Kalac. Lancio lungo del portiere del Milan, a saltare Pellegrino. Tutto regolare per Dondarini, si continua a giocare. Otto allarga dalle parti di Pirlo, il suo controllo. C'è Ferreira Pinto su di lui, prova a liberarsene Pirlo. Le finte di Andrea Pirlo, il pallone è ancora lì. Cerca spazio, vuole mettere dentro, riesce, un tocco morbido, pallone buono, Kakà, fuori gioco però. Finisce qui, l'Atalanta torna a vincere, un'Atalanta che non vinceva dal 2 dicembre, batte 2-1 il Milan, è una vittoria prestigiosa, il Milan torna a perdere, non succedeva dal derby, quello contro l'Inter, prima di Natale, il 23 dicembre, si ferma la corsa del Milan verso il quarto posto, ma ovviamente è una fermata solo provvisoria. Uomo partita Atalanta, Tissone, uomo partita Milan, Pirlo, super spot, poi di nuovo qui.